Voraci! Mentre mangio umile fetta di pane, vi do il benvenuti a questa live 100% voraccia. Ciao, Oidocrop, Mimmo Palle, G80 Live, Michele Nick. No, solo pane. Il pane era fermo. Noi persone umili. Oddio, ma qua sta per cadere tutto. Musica è dritto. Grazie mille Michele per il sub. Domani è il mio compleanno, ragazzi. Quindi probabilmente anticipo oggi la live. 5 litri di olio, grandissimo. Hypnotop, ciao a tutti. Ciao Simone. Gianluigi. Comunque, ridendo e scherzando, lo scandalo c'è stato veramente, ragazzi. Perché hanno deciso che tra i nomination dei GOTY ci possono stare pure i DLC. Praticamente hanno già detto chi sarà il vincitore dei GOTY quest'anno. Saluto tutti, però c'è da dire questo. Beh, però questo apre anche la questione. Andrebbero create delle categorie a parte anche per remake, remaster e via dicendo. Ciao Raffa, ciao Yuri. Oggi comunque ci muoviamo così, ci facciamo penso un'oretta di live fino alle 7. Vediamo queste nomination. Poi se mettono subito up il sito, le andiamo a votare e ci facciamo le prediction. E poi ci salutiamo. Mario Party Jamboree per il Family Game dell'anno. Fammi pensare. Probabilmente sì. No, il vero scandalo è che anche quest'anno non sarò tra i Content Creator of the Year. Purtroppo, ragazzi, è tutta politica. Ma l'inquadratura è storta, secondo voi? Oltre che brutta, è anche storta. Arca ma di... Non è un errore, è una cifra stilistica. Allora, ditemi intanto se si sente e si vede tutto. Anche perché ci siamo quasi a 10 minuti e iniziano queste nominations. Ah, ma voi l'audio già lo sentite, sì, l'audio di The Game Awards, perfetto. Sono troppo grande io. Siamo diventati colleghi, non dico il nome del canale YouTube, volevo solo informarti. Grandissimo, spammalo, spammalo.
Allora, secondo me quali saranno i sei giochi candidati all'unica categoria che conta, ovvero Game of the Year? Dovrebbero essere sei, no? Ma chi è che dona i soldi a Jeff Keighley per scrivere Genshin is trash? Vabbè. Ah, fatemi vedere una cosa. Tanto chiudo WhatsApp. Chiudo emails. Ma io perché sento dei rumori? Vabbè, se arriva qualcuno da dietro. Porta un amico. Black Friday. Ok. Refreshino tattico. Allora, Silent Hill 2, Metaphor, Shadow of the Erdtree sicuri. Tekken 8, Final Fantasy 7 Rebirth, Black Myth Wukong, Shadow of the Erdtree, Astrobot, Metaphor Refantazio. E mi dici che non ci buttano dentro neanche un titolo Nintendo? Cioè, la rappresentanza Nintendo ci deve stare, eh? È una cosa un po' politica. Astrobot, quello della scimmia, Elden Anello DLC e poi non so. No, tra l'altro scusa, io ho Adblock, ma in realtà ho anche YouTube Premium, quindi, cioè, i creators li supporto comunque. AVX Greg, benvenuto tra i poracci. Come fa a non entrare Wukong? Più di 20 milioni di copie vendute. Che fai? Non ce lo infili? Guardate, quest'anno è difficilissimo, eh. Nintendo non ha un gioco che può entrare, però comunque c'ha brand come Mario e Luigi, come Zelda. Fosse per me al posto di Black Myth, candiderei Echoes of Wisdom, ma è molto più in stile TGA il primo che il secondo. Questo è vero, però la rappresentanza Nintendo secondo me ci deve stare. Mi sta venendo l'orchite. Dacci un indizio, dai, arriviamoci con un bel indovinello. Ciao, Kage! No, secondo me Zelda c'è, raga. Zelda. Zelda c'è. E la guada Nintendo esiste, si sa da quando hanno messo Xeno 3, cosa che non avrebbe avuto il coraggio di mettere normalmente. Esatto, Xeno 3. È vero, mi ero dimenticato che era stato messo nei best dell'anno. Comunque questa musica che c'ha tipo il rumore di porta che sbatte sotto, che mi fa pensare che ci siano persone dentro casa. Comunque ragazzi, domani è il mio compleanno. Proverò a fare una live improvvisata, ma non so se ci riuscirò. Quello che vi posso dire oggi di sicuro rillettino sul primo canale. Sul primo canale. Sul canale principale. Vediamo se magari questa live riusciamo a riconvertirla in un video tagliuzzato spezzettato. Comunque la live intera verrà ricaricata sul secondo canale. E dai, Madonna, sto diventando vecchio. Ti spogli per il cumple? No, decisamente no, ve la risparmio. Oh no, l'uomo che camminava alle mie spalle. Su Italia 1?
Che indizio è? Che mi regala Shigaruga Shop, ragazzi? Che mi regala Shigaruga Shop? Il Falco gli ha fatto gli auguri. Diciamo che Falco Nero e Shigaruga Shop hanno una cosa in comune. Pikmin 4 candidato in tutte le categorie. Ci sta, ci sta. Giustizia per Pikmin 4. Domani annunciano Switch 2. Potrebbe essere, ragazzi. Hanno entrambi due occhi. Quasi. Anche quello. Anche Pregianza ha qualcosa in comune con questi due? Sì. Sì, sì, sì. Sono iniziati i saldi Nintendo. Top. Angolo della bracciata pronto per il prossimo TG Poro. Ho perso un po' il treno dei TG Poro, ragazzi. Devo riprendere. Sto perdendo proprio l'abitudine a farli. Due minuti. Attenzione. Non ricevono codici per i giochi. Effettivamente anche questo. Potete arrivarci, ragazzi, potete arrivarci. Tra l'altro, c'ho un annuncio. Finalmente posso fare l'annuncio più importante della mia carriera. Però lo facciamo dopo le nomination. Riguarda ovviamente la Games Week. Dai, dai, dai. Sono curioso, ragazzi. Adesso penso che Jeff farà quel video dove le spara tutte una appresso all'altra. Ranidos a te, grandissimo Yuri. Bentornat. Ciao Paxo. C'ho un annuncio triste e un annuncio bellissimo, ma lo facciamo dopo. Io vorrei rivedere sul tuo canale opinioni proverse. Tornerà, tornerà. Polpetta dorme più che altro. Forse ho sbagliato a nominarla. Anche perché deve ancora uscire oggi. Oggi uscirà dopo la live, quindi siamo a rischio impazzura totale. Annuncio triste, Shigaru ti ha tradito. Non lo so, non dico niente, ragazzi. Parte il toto scommesse. Ciao Luchetto, ciao a tutti ragazzi, anche oggi qua su, per i numeri di Twitch siamo un botto, sono molto felice, dai, mi raccomando, datemi i soldi, condividete la live. Mettete like. No, Nintendo Switch ha un quarto del suo ciclo vitale. È la console che torna indietro. Dai, vediamoci ste nomination, ragazzi. Sono curioso. Secondo me la quota Nintendo ci sarà. Poi, vediamo. E sarà Zelda. Fatemi sapere se l'audio è ok. Kojimone sempre presente. 10 years ago, we began a journey together to celebrate video games as the biggest. Wrap it up, è vero. In the world. And on Thursday, December 12th, right here at Peacock Theater in Los Angeles, we will recognize the best and show you what's next with the 10th anniversary of the Game Awards. Hey everybody, I'm Jeff Keighley. Welcome to the TGA. Decimo anniversario TGA. Announcement special. Today it is my distinct honor to reveal this year's nominees, recognizing talented game developers from studios big and small around the world. And you can help select the winners by voting right now at thegameawards.com. All right, you've waited long enough, so let's do it. Here are the nominees for the Game Awards 2024. For best ongoing game, the nominees are Destiny 2, Diablo 4, Final Fantasy 14,
No, basta. Dai, facciamo vincere il Divers qua. Svecchiamo un po' sta roba. Poi dopo li commentiamo con calma. Dai. Ah, vabbè, vince lei sicuramente. Sicuro. The nominees are AFK Journey, Balatro, Pokemon Trading Card Game Pocket, Wuthering Waves and Zenless Zone Zero. Oddio no. The nominees for Best Art Direction are Astrobot. Best Art Direction. Elden Ring Shadow of the Earth Tree, Metaphor and Neva. For Best Metaforone, Sport, this year's nominees are Astrobot, Final Fantasy VII Rebirth, Metaphor ReFantazio, Silent Hill 2. Beh, però il Battle Team è spettacolare. In the category of Best Audio Design, these games are nominated. Astrobot. Questo ci vorrebbe stare. Black Ops 6, Final Fantasy VII Rebirth, Senua's Saga, Hellblade 2. Forse. Silent Hill 2. Sentilla è uno di quei giochi che l'hanno piazzato ovunque e non vincerà nulla. Best Adaptation. Arcane. La seconda serie la devo ancora vedere. Questo ho sentito dire un po'. Best Narrative in a Game, the TGA nominees are. Best Narrative. Ma no! Vabbè. Like a Dragon Infinite Wealth. Metaphor ReFantazio. Ci potrebbe stare. Senua's Saga. Ci vorrebbe stare. And Silent Hill 2. Games for Impact. Però comunque un remake, boh. Games with a profound pro-social meaning or message. Here are this year's nominees. Closer the Distance. Indica. Neva. Life is Strange Double Exposure. Never covered, proprio. Senua's Saga Hellblade 2 and Tales of Kenzera. Zao. Lo studio è fallito nel mentre. Ok. Final Fantasy 14, Fortnite, Helldivers 2 and No Man's Sky. Best Community Support. Ah, Best Multiplayer, questo è interessante. Call of Duty Black Ops 6, Helldivers 2, Super Mario Party Jamboree, Tekken 8. Forse è questa la quota Nintendo. Space Marine 2. Best Independent Game celebrates games with a high degree of risk tolerance as they are produced outside of the traditional publisher system. The nominees are Animal Well, Balatro, Lorelei and the Laser Eyes, Neva and UFO 50. Ah, beh, questa è combattutissima. Molto, molto figa come categoria. Hasn't won a game award before. In fact, these teams published their first game in 2024. Miglior debutto. Animal Well. Balatro. Manor Lords. No, Pacific non conosco. Questo è figo. Plucky Squire. Ah. For best VR AR. Plucky Squire mi sa che alla fine è bello, ma non come speravamo. Dicono che quello di Batman sia bellissimo. Arkham Shadow. Metal Hellsinger VR. Metro Awakening. For Content Creator of the Year, the nominees are Queso, Ilowan, ora arrivo. No Gamers, Tech Gamer, and Usada Pecora. Ma dai, c'è Usada Pecora e non ci sto io, paffa. Usada Pecora. Zì, se vince un cazzo di VTuber Loli, impazzisco. Most Anticipated. Ghost of Yote. Ma dai. Grand Theft Auto 6. Beh. Metroid Prime 4 Beyond. Voto col cuore e voto. Grandi mine in arrivo, Ciao Mari. Best Action. Dai, sì. Dai, Prince of Persia. The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. For best role playing, the jury selected Dragon's Dogma 2. Ok. Elden Ring Shadow. Vai così. Final Fantasy 7. Like a Dragon Infinite Wealth and Metaphor ReFantazio. ReFantazio. Fighting. The nominees are Dragon Ball Sparking Zero.
Gioco morto. Gioco che nessuno si è accorto sia arrivato. Oh, questo è figo. Sarebbe bello se vincesse questo. La direbbe lunga su quanto sta ristagnando l'industria, ma vincerà Tekken 8, ragazzi. Black Myth Wukong, Call of Duty Black Ops 6, Helldivers 2, Stellar Blade and Warhammer 40,000 Space Marine 2. E Wukong l'abbiamo appena eliminato dai GOTY. Celebrates games that are making our industry available and enjoyable to more people. Selected by a special committee of accessibility experts, the nominees for innovation in accessibility are Innovation in accessibility. Basta con l'opzione. Diablo 4. Dragon Age the Veil. Dai, diamogli la Dragon Age. The Lost Crown and Star Wars Outlaws. Next up, best family game. The nominees are Astrobot, Princess Peach Showtime, Super Mario Party Jamboree, The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Questa è proprio la quota Nintendo. The best sim strategy nominees are Age of Mythology Astrobot, Frostpunk 2, Kunitsugami Path of the Cos'è molto figo. Manor Lords and Unicorn Overlord. This year these titles are nominated for best sports racing. F1 24, EA Sports FC 25, NBA 2K25, Top Spin 2K25. È tornato Top Spin. WWE 2K24. Madonna, che categoria. Right, let's take a look at our three esports categories. Starting with Best Esports Game. The nominees are Call of Duty, Counter-Strike 2, Dota 2, League of Legends, Mobile Legends Bang Bang. Cos'è Mobile Legends Bang Bang? Sono indietrissimo, ragazzi, ma cos'è? 3-3, Alexi B, Chuvi, Faker, Zaiwu and Kong Kong. Kong Kong. And for the best esports team, our special esports committee nominated Bang Bang. Billy Billy Gaming. Cos'è Billy Billy Gaming? Gen G. Gen G. Navi, Counter-Strike, T1, League of Legends and Team Liquid Dota 2. All right, it's time for our final two Bill Kun, Billy Bella. Però non so se c'entro qualcosa. In game direction and design, the nominee è quello cinese di A League of Legends, ok. Astrobot, game direction. Balatro, Black Myth Wukong, Elden Ring Shadow of the Erdtree, Final Fantasy 7 Rebirth and Metaphor ReFantazia. Però io vorrei capire bene cosa si intende con game direction. Ecco il GOTY. Wukong, dai, iniziai subito Wukong. Astrobot. Oppa, no! Vai così. Final Fantasy VII. Vai così. E Metaphor. Non ce la vuota Nintendo. Metaphor ReFantazia from Studio. Pazzurdo. So there you have it. Those are your nominees for Game of the Year. And yes, that means you'll hear the Game Awards Orchestra conducted by Lauren Balfe play their themes live on this very stage on December 12th. But before then, you should head to thegameawards.com to help select the winners by casting your ballot in all categories. Ora facciamo la votazione, ragazzi, la facciamo insieme. E divideremo tra voto di cuore e voto effettivo, quello che pensiamo essere il vincitore. Monday, December 2nd. The winners in all categories will be revealed live during the Game Awards when it streams globally on Thursday, December 12th. Però c'è sempre stato la quota indie, anche questa. Se pensate che c'era stato recentemente, quello di Stray c'era stato. Ok, vediamo se è già possibile votare. Anima, forse, beh, però Balatro ci ha avuto un impatto clamoroso, cioè veramente penso uno dei giochi più
più capillari degli ultimi anni, un po' alla Vampire Survivors. Cioè, sta sfondando ovunque, sta spaccando di brutto. E poi è uno di quei titoli che lo riconosci proprio universalmente. Alla fine, mentre un Animal Well comunque lo devi spiegare o devi conoscere il genere. Davide Bros, benvenuti, Treporacci. Cioè, Balatro è poker. Ci inizia a giocare e poi, giocando a poker, capisci cos'è un roguelike. Però è molto più facile che ci si approcci un pubblico di non giocatori rispetto a un Animal Well. Quindi io direi facciamo un attimo una intro per YouTube e poi ci facciamo. Le votazioni non le possiamo ancora fare? Vabbè, aspettiamo un attimo. Tanto vi leggo, dai. Niente Mario e Luigi, niente remake di Paper Mario, che comunque era un titolo attesissimo. Ma certo, eccolo lì, è la prima cosa che ho detto, la nuova regola di DLC Remake è solo per far entrare i DLC di Elden Ring e probabilmente farlo vincere all'interno del GOTY. È uno scandalo! Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, ma solo di quelli che vincono il prestigioso premio dei Game of the Year. Siamo adesso in live su Twitch e stiamo per commentare le nomination ai GOTY 2024 dei TGA. Se state vedendo questo video su YouTube è perché molto probabilmente non vi siete presentati in tempo per commentare dal vivo, ma tranquilli, siamo qua per voi. Recuperiamo, anzi, recuperate in differita. Sono appena uscite le categorie. Adesso andremo a dare il nostro doppio voto in ognuna delle categorie. Saranno appunto un voto di cuore, ovvero il gioco che speriamo possa vincere, il gioco, il team o insomma la nomination che possa spuntarla rispetto alle altre che vorremmo che la spuntasse, e poi quella che invece pensiamo vincerà. Mi raccomando, vi aspetto nei commenti per sapere quali sono le vostre prediction, le vostre poro prediction. E come al solito, niente, supportatemi, sopportatemi, ma soprattutto datemi i soldi. Un grazie gigantesco ad Oggi Retro Games per sponsorizzare questo video, l'ho detto tutto, iniziamo! E l'intro ce la siamo tolta, ragazzi. Ora dobbiamo soltanto aspettare che si aprano le votazioni. E minchia, Polpetta è già. Ah, ok, il server è impazzito. Polpetta sta già venendo a rompere la minghia. Eccola qua. Guarda che l'ultima volta hai rischiato la morte facendo sta roba. E poi non puoi salire perché c'ho il maglione e mi insozzi di peli. La musichina la aggiungiamo dopo, ragazzi. Se no diventa un casino per il montaggio. Oh, Polpetta, attenta, attenta. Momento Polpetta che cade. Attenzione. Non mi lecca, non mi lecca. Amorini! Basta, hai rotto la minchia. Scrivo da un PC con sotto un mousepad di Shadow of the Erdtree. Secondo te quale gioco vota? E Astrobot. Ok! Hanno aperto le votazioni, ragazzi. Tutto in tempo reale. No, dai, Polpetta, ti prego. Please, please. Allora, vediamo intanto tutte le categorie. Partiamo dall'ultima, da Best Esports Team, per arrivare poi fino in fondo a Game of the Year. Voterà anche Polpetta con noi, importantissimo. Hai platinato Balatro? Cioè, hai preso il platino su Balatro? Non ci credo, è impossibile. Polpetta vota Black Ops 6. Sì, ma lei è proprio una normie quando c'è da fare gaming. Lei, pensate, si fa 8 ore al giorno di Fortnite? Oh, guarda che cadi. Guarda che cadi, Polpè. E soprattutto non ti posso far salire perché mi riempi il maglione di peli.
La cuccia. Mamma mia, quanto puzzi. Ok. Togliamoci subito quelle più... più what? Allora, chi vincerà nella categoria Best Esports Team? Bilibili Gaming, Gen.G, Navi, T1, Team Liquid? Bilibili Gaming, ragazzi. Dobbiamo loggare. Madonna, non aspettate. Ma sì, si vota per il nome. Logghiamo come Poro Michele, va. Ok. Vogliamo Bilibili. Vediamo se la next category ci va. No, non ho capito cosa è successo. Ah, perché la next è finita, ok. Ok, miglior atleta esports. 33. Alex Sib, Chovy, Faker, Zaivu, ZMJKKK, che però è stato chiamato con un altro nome durante le... durante la presentazione. Mi pare che Faker fosse un nome presente già gli anni scorsi, però dica 33, ragazzi. Sembra pure un po'... sembra un mix tra X-Murri e quello che mi ha fottuto il video, che, di cui non ricordo il nome. Eppure un po' Froze di Parliamo di Videogiochi. Miglior game esports. Counter-Strike 2, Dota 2, League of Legends, Mobile Legends, Bang Bang e Valorant. Per me si vota Bang Bang. Purtroppo in questo momento sono appena uscite le votazioni, quindi il server sta laggando tantissimo. Content Creator of the Year, vergognoso che manchi l'unico nome che conta. Comunque abbiamo Caseo, Illo Juan, Techno Gamers, Typical Gamer e Usata Pecora. Ci sono rimasto male per Icos... no. Vuoi dire Icos of Wisdom? Sì, è in qualche categoria c'è. Io voterei Usata Pecora, ragazzi. Sperando non vinca, però. Gioco più anticipato. Death Stranding 2, Ghost of Your Day, Grand Theft Auto 6, Metroid Prime 4, Beyond, Monster Hunter Wilds. Allora, vabbè, io col cuore voto Metroid Prime 4. Al 99% vince Grand Theft Auto 6. Però guardate che pure Monster Hunter Wilds, sarà che è una cosa un po' più concreta. Secondo me c'è parecchio hype attorno. Se fanno vincere Kojima è uno scandalo. Voto di cuore a Metroid, se non si fosse capito. Best Adaptation, Arcane, Fallout, Knuckles, Like a Dragon, Yakuza e Tomb Raider, The Legend of Lara Croft. Allora, da... profano ignorante, io ho visto tanto Arcane e mi è piaciuto tantissimo. Secondo me quest'anno vince Fallout. Non so com'è la stagione 2 di Arcane, la devo ancora vedere, però da quanto ho capito corre un po' troppo. Quindi, però, col cuore voterei Arcane, ma secondo me vince Fallout, perché ci ha avuto un impatto, soprattutto in Occidente, abbastanza importante. E il Poro Miguel vincerà? Speriamo di sì. Miglior multiplayer: Call of Duty Black Ops 6, Helldivers 2, Super Mario Party Jamboree, Tekken 8 e Warhammer 40.000 Space Marine 2. Allora, io se non altro voterei Helldivers 2 per dare insomma un po' un contentino a Sony, che se non altro uno l'ha imbroccato, quindi direi Helldivers 2. Ci starebbe pure bene Super Mario Party Jamboree, però secondo me alla fine, non lo so, di cuore voterei Super Mario Party Jamboree, che ancora non ho provato, però secondo me si merita più di vincere Helldivers 2.
Con il rovinatore di amicizia per eccellenza sarebbe Tekken 8? Tanto è morto il server. Qual è il... Dovrei guardare te o fare la serie di esercizi di statistica. Statisticamente quelli che guardano me poi vengono bocciati. Quindi fai un po' te. Eccoci, miglior sports racing. Abbiamo Formula 1 24, il nuovo FIFA, il nuovo NBA, Top Spin e il nuovo gioco di wrestling. Io non sapevo fosse tornato Top Spin, voto tutta la vita Top Spin. Comunque direi proprio ambiente ristagnante. Mario Party è la scusa perfetta se vuoi litigare con qualcuno che non sopporti, vero? Vero, vero, vero. Miglior sim strategy, Age of Mythology Retold, Frostpunk 2, Konitsugami, Manor Lords e Unicorn Overlord. Allora, io di questi ho giocato soltanto Konitsugami e mi è piaciuto tantissimo, non l'ho finito, anche perché non è proprio my cup of tea, però col cuore voterei questo. Però probabilmente a livello di impatto direi o un Frostpunk 2 o un Manor Lords. Direi Manor Lords. È stato un titolo parecchio in hype. Unicorn Overlord è il GOTY di pregianza. Attenzione. Miglior Family Game. Allora, per il miglior gioco appropriato per giocare in famiglia, indipendentemente dal genere o dalla piattaforma dove è stato pubblicato. Astrobot, Princess Peach Showtime, Super Mario Party Jamboree, The Legend of Zelda Echoes of Wisdom e The Plucky Squire. Però che significa da giocare in famiglia? Cioè, nel senso, si deve anche pensare a un qualcosa che coinvolga tutti quanti i membri o più persone insieme, cioè che crei comunque un nucleo di gente che interagisce, perché nel caso l'unico tra questi è Super Mario Party Jamboree. Oppure semplicemente un gioco che va bene per tutte le età. Penso che il criterio sia giochi con estetica cartunosa, è probabilmente quello, però insomma un po'... Vabbè, escluderei Princess Peach Showtime, escluderei The Plucky Squire. Zelda, che è per tutti, io non so se insomma uno piccolissimo riesce a apprezzare un action adventure del genere. Quindi secondo me la battaglia, se rimaniamo all'interno di questi criteri, è tra Astrobot e Super Mario Party Jamboree. Non vorrei dire, ma Astrobot è il titolo più Nintendo di quest'anno, quindi... Anche perché è Super Mario Galaxy 2, quindi, anzi, è Super Mario Galaxy 3, ovvero il mashup di tutti i Super Mario precedenti. Esatto, dovevano tappare un buco, ci hanno buttato Showtime. Miglior fighting, Dragon Ball Sparking Zero, Granblue Fantasy vs Rising, Marvel vs Capcom, Fighting Collection, Multiversus e Tekken 8. Io col cuore voterei da grandissimo nostalgico, soprattutto per Marvel vs Capcom. Voterei Capcom 2, voterei l'Arcade Classics, però diciamolo che il botto che ha fatto Tekken 8 non è assolutamente da sottovalutare. Botto Tekken 8. Poi, migliore RPG, attenzione, attenzione... Dragon's Dogma 2, Elden Ring Shadow of the Erdtree, Final Fantasy VII Rebirth, Like a Dragon Infinite Wealth e Metaphor, Re Fantasio. Allora, io forse col cuore, ma per livello di affezione personale, voterei il Rebirth. Però si merita di vincerlo Metaphor, Re Fantasio. E soprattutto, qui ci sarà il contentino, perché uno di questi due giochi che magari merita di vincere, anzi, vi dico come va. Migliore RPG va a Metaphor Re Fantasio, così non gli daranno il GOTY. È un complotto? Capiamo. Best Action Adventure. Astrobot non è né un action né un adventure. Prince of Persia, Lost Crown può rientrare in questi canoni.
Silent Hill 2, Star Wars Outlaws o Outlaws, non so parlare, The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Allora, Silent Hill 2, boh, metterlo nella categoria degli action adventure mi sembra un po' uno spreco. Star Wars Outlaws, mi dispiace, ma a me gli open world mi hanno proprio stufato, ce ne ho le palle piene. E a questo punto io vi dico, col cuore, ma proprio col cuore, voto Prince of Persia e Lost Crown, perché ragazzi, è un mezzo capolavoro, basta, cioè, non mi devo vergognare di dirlo, devo dire quello che penso. Però qui daranno chiaramente il contentino a Nintendo e faranno vincere un gioco comunque molto meritevole, ovvero Echoes of Wisdom. Voto Outlaws per il meme. Ci sta. Best Action Game. Oh, ecco, qui la dicitura è importante perché per il miglior gioco nella categoria dei titoli action che sono concentrati principalmente sul combattimento. Quindi che cazzo c'entra Call of Duty Black Ops 6? Lo sanno solo loro, però vabbè. Black Myth Wukong, Call of Duty Black Ops 6, Helldivers 2, pure qua vabbè. Però vabbè, combattimento pistolettate, Stellar Blade e Warhammer. Allora, io sia col cuore che secondo me chi vince è Black Myth Wukong, anche perché io un action del genere erano decenni che non lo giocavo e soprattutto stiamo parlando di uno dei titoli più venduti dell'anno, ha avuto un successo incredibile e gli va riconosciuto insomma l'aver tirato fuori qualcosa di fenomenale sostanzialmente. Pure Stellar Blade ci può stare, però secondo me... vabbè, poi te voteresti Stellar Blade, te credo, vabbè, fammi sta zitto. Vuoi i giochi che secondo me vinceranno e non quelli che per te devono vincere? Sto facendo entrambi. L'unico open world che ancora non mi ha stufato è Red Dead. Ci sta, ci sta. Sì, è morto il sito. Miglior gioco VR o AR? Arizona Sunshine Remake, non so cosa sia. Asgard's Wrath 2, non so cosa sia. Batman Arkham Shadow. Metal Hellsinger VR e Metro Awakening. Sentivo parlare bene di Metro Awakening. Immagino che Metal Hellsinger sia divertente anche in VR. Però, da amante del Cavaliere Osculo e soprattutto avendo letto che questo Arkham Shadow riesce a, diciamo, a tradurre bene i giochi Rocksteady in un'esperienza VR, tanto nell'esplorazione quanto nel combattimento. Non chiedetemi come hanno fatto, perché io il gioco proprio manco l'ho provato, però voto in entrambi i casi, sia col cuore che secondo me è quello che vincerà, Arkham Shadow. Qual è il migliore dei Batman di Rocksteady? Per preferenze personali il primo, a livello di equilibrio generale dell'esperienza il secondo, il terzo è bellissimo, però c'è delle cose che un pochino più sbilanciate, però anche quello può essere considerato tranquillamente come un mezzo capolavoro. Miglior gioco mobile? AFK Journey, non so cosa sia, Balatro, Pokémon Trading Card Game, Pocket, Wuthering Waves e Zenless Zone Zero. Allora, io qua mi auguro che vinca Balatro o Balatro, anche perché, insomma, se non altro non ha microtransazioni, non ha niente, eccetera, eccetera, e dimostra come è possibile un altro tipo di gaming anche su mobile. Secondo me vince pure, perché ci può stare. Potrebbe, forse Pokémon.
Io vorrei Angry Birds o Flappy Birds. Ho preso? Sì. Miglior debutto indie: Animal Well, Balatro, Manor Lords, Pacific Drive, The Plucky Squire. Qua, secondo me, vince di nuovo Balatro, ma col cuore voto Animal Well, un debutto folgorante, ragazzi. Ma come? Sei impazzito? Morto il server. Stava andando tutto troppo bene. Ma dai, abbastanza decenti, c'è poca rappresentanza Nintendo nelle categorie che contano, però è anche vero che di giochi Nintendo che hanno spaccato l'internet, insomma, ce ne sono stati pochi o nulli durante quest'anno. Vabbè, il server è impazzito, ragazzi. Io ci provo a votare, niente, non mi fa, comunque non mi fa loggare. Comunque è come se avessi votato Animal Well. Vediamo se riusciamo ad andare avanti. Miglior gioco indie: Animal Well, Balatro, Lorelei and the Last Rise, Neva, UFO 50. Ecco, in questo caso il mio voto va su UFO 50, ragazzi, perché la cosa più assurda che abbia mai giocato. E secondo me potrebbe essere, qui potrebbe essere premiato. A meno che, cioè, l'unico problema è che, oh, mi ha riloggato, perfetto. L'unico problema è che Balatro rischia di fare veramente assopiglia tutto e di portarsi a casa tutte le categorie dove è stato nominato, anche perché si tratta di uno di quei giochi che, cioè, hanno veramente avuto un impatto devastante. Quindi non saprei, e quindi dico che probabilmente potrebbe rivincere Balatro anche qua, però in questa categoria forse voto UFO 50. Buona. Sì, ma Premi 4 non vincerà mai nella vita alcun tipo di premio, lo sapete. Sì, forse Family Game. Stai giù. Stai giù, Volpe. Stai qua. Bravo. Qui è tutto morto. Tanto era Best Community Support. Si può anche evitare. Però c'è da dire che, come si chiama, il UFO 50 è proprio, cioè, è la quintessenza del titolo indie. Eccoci, Best Community Support, Baldur's Gate 3, Final Fantasy 14, Fortnite, Helldivers 2 e No Man's Sky. Riusciranno a far vincere un'altra volta Baldur's Gate 3? Ma perché? Perché è inserito all'interno del community support? Perché l'Arian ascolta molto il feedback degli utenti e quindi continua ad aggiornare, continua a patchare il gioco nonostante sia passato più di un anno dalla sua uscita. Io qui proprio non so votare, no, non vi saprei dire, perché appunto non bazzico queste community, neanche di striscio. Quindi votiamo Final Fantasy XIV. Sì, Michele, il server è completamente impazzito. Ah, miglior gioco che continua: Destiny 2, Diablo 4, Final Fantasy 14, Helldivers 2. Forse se lo meriterebbe Helldivers 2, ma probabilmente faranno vincere Diablo 4. Così, a scherzi.
Games for Impact, Closer the Distance, Indica, Neva, Life is Strange, Senua's Saga, Hellblade 2, Tales of Kenzera, Zao. Di questi ho giocato soltanto Tales of Kenzera e non direi assolutamente che è un gioco che... Però è figo se non altro perché ti parla di una cultura che solitamente non viene mai bazzicata nell'immaginario dei videogiochi, quindi ci può stare. Però se è una saga gli vogliamo far vincere qualcosa? No, forse gli andrebbero fatti vincere premi un po' più tecnici. Quindi dai, vince Indica. Non so cosa sia. Innovation in accessibility. Call of Duty, Diablo 4, Dragon Age, Prince of Persia, Star Wars. Dai, facciamo vincere Prince of Persia. Speriamo qualcosa vinca. Pure la cosa più inutile. No, inutile. Il premio minore, ecco. Purtroppo non mi ricordo assolutamente che opzioni di accessibilità avevano introdotto questi titoli. Mi ricordo che c'era parecchia roba però per Prince of Persia. Miglior performance, secondo me vince la tizia assolutamente di Senua's Saga, anche perché è un gioco che si basa tutto su quello. Miglior audio design, Astrobot, Call of Duty, Final Fantasy VII, Senua's Saga, Hellblade 2, Silent Hill 2. Secondo me dovrebbe vincere Astrobot, ma qui fanno vincere Hellblade 2. Miglior score and music, qui sono un po' combattuto. Astrobot, Final Fantasy VII Rebirth, Metaphor, Re Fantazio, Silent Hill 2, Stellar Blade. Comunque grande annata ragazzi. Col cuore Final Fantasy VII Rebirth e anche un po' Astrobot con però la colonna sonora di Metaphor è proprio qualcosa di mai sentito prima. Il Battle Team, ragazzi, il Battle Team. Sì, però comunque quella di Final Fantasy VII è un rifare l'originale, non è qualcosa di completamente nuovo, capito? Best Art Direction, Astrobot, Black Myth Wukong, Elden Ring, Metaphor, Re Fantazio, Neva. Ora, qui potrebbe vincere Elden Ring, però Metaphor è proprio l'esempio di Art Direction che salva tutto, anche perché ragazzi, tecnicamente fa di un cagare unico, però per come sono la UI... Per come è tutto, proprio per lo stile che trasuda anche il character design, eccetera, eccetera. E character e monster design. Vai di Metaphor. Miglior narrativa, Final Fantasy VII Rebirth, mai nella vita. Like a Dragon, Infinite Wealth, Metaphor, Re Fantazio, Senua's Saga, Hellblade 2, Silent Hill 2. Allora, io da un discorso del genere escluderei di base i remake, uno perché Rebirth sminchia completamente una storia già un po', insomma, convoluta, senti il 2 perché mi sembra di capire sia un remake abbastanza che non si discosta all'originale, quindi da premiare secondo me andrebbe premiato il titolo originale, ma non avrebbe molto senso. Di questi tre titoli che rimangono ho giocato soltanto Metaphor, Re Fantazio. Ho sentito dire che la storia di Hellblade 2 è un po' sottotono rispetto a quello che si aspettava la gente. Quindi, tra Infinite Wealth e Re Fantazio, anzi, Re Fantanzio in questo caso, bellissimo, c'è pure il typo. Sarebbe bello se vincesse qualcosa di Infinite Wealth, ma probabilmente vince Metaphor. Best Game Direction, Astrobot, Balatro, Black Myth Wukong, Elden Ring, Shadow of the Erdtree, Final Fantasy VII Rebirth, Metaphor, Re Fantazio. Allora, una premiazione per una visione creativa fuori dal comune e per l'innovazione nella regia dei videogiochi e nel design.
Che dite? Qui sono molto indeciso. Perché in realtà sono tutti titoli molto molto derivativi. Poi non lo so, non saprei dire. Eh sì, perché appunto hai ragione Michele Nick, non sono io che parlo in terza persona. Alla fine qui la cosa più creativa, la cosa più innovativa, la cosa che è più fuori dagli schemi è Balatro. Astrobot è estremamente derivativo, però forse è proprio il game direction che riesce a mettere in piedi un titolo così bello, che prende... E ruba proprio a piene mani da tante cose diverse, però la game direction riesce a creare un'identità unica. Stessa cosa Black Myth Wukong, però forse non direi che non direi che il punto forte è il game direction, anche perché c'ha delle cose nel design che non mi sono piaciute per niente. Shadow of the Erdtree alla fine è un gioco a sé stante, se vogliamo. Comunque ha tutto un sistema di progressione interno al DLC, quindi non è connesso direttamente a Elden Ring. Final Fantasy VII effettivamente prova a modernizzare una formula che appunto funzionava 30 anni fa, ma che oggi sarebbe sembrata stantia. Però qual è la risposta di Square Enix? Copiamo dalle open world, dalle open map di Ubisoft. Non so se è la risposta che mi sento di premiare. Quindi non lo so. Cioè, Astrobot secondo me non si merita di vincere, per quanto sia un titolo godibilissimo. È forse un qualcosa che andrebbe premiato in altri contesti. Quindi vi direi, allora, a me piacerebbe che questa categoria la vincesse Balatro, ma probabilmente la vincerà qualcuno tra Elden Ring e Metaphor. Quindi io dico che questa qua la fanno vincere Elden Ring. Proviamo il voto da bastian contrario. Mentre il GOTY... Non possono farlo vincere a Black Myth Wukong. Io penso che il GOTY non lo vincerà Shadow of the Erdtree. Anche se, ragazzi, cioè, sta cosa è scandalosa, il fatto che abbiano creato l'eccezione apposta solo per poterlo inserire tra questi sei. Quindi i segnali sembrerebbero puntare tutti quanti verso questa direzione, ovvero che Elden Ring Shadow of the Erdtree si aggiudichi il premio di GOTY. Sarebbe anche abbastanza scontato, se vogliamo, forse anche troppo, visto che alla fine Elden Ring già aveva vinto nel 2022, però... Cioè, è importante far vincere il GOTY a Balatro o Astrobot. Veramente un titolo così di nicchia può ambire... Di nicchia nel senso che comunque... Ha un pubblico limitato, Astrobot. Alla fine quanto ha venduto? 1,5 milioni di copie? Non lo so. Però anche sarebbe un segnale molto importante all'industria, sarebbe un segnale importante anche da dare a Sony, però insomma, vabbè, non penso che gliene fotta più di tanto. Qui sono veramente in crisi, ragazzi. Ma anche con il cuore non saprei chi scegliere tra, per esempio, ve lo dico sinceramente, se devo pensare adesso al GOTY... Così su due piedi avrei difficoltà a scegliere tra Balatro e Wukong. Tra questi titoli qua. Quindi non lo so, secondo me Rebirth è comunque una grandissima produzione, ma soffre il fatto di essere il secondo step di una trilogia. E secondo me si sono persi molto, molto gradimento strada facendo.
Secondo me il GOTY lo vince Metaphor, sapete? Anche se il mio cuore vorrebbe a questo punto un Balatro Game of the Year, sarebbe fantastico, o anche un Astrobot, sarebbero due cose fantastiche. Però secondo me lo vince Metaphor. Quella è l'unica che non mi ha votato, questa qua, ma che in realtà abbiamo votato in precedenza. Ma che comunque non ci fa votare. Niente, Indie Debut Game. Allora, cosa avevo votato? Animal Well, sì. Sono sempre io, ti prego fammi votare. Ok. Quindi... abbiamo fatto tutte quante le categorie. Che ne pensate? Ora vi leggo in chat. Ideo, ma secondo te Death Stranding 2 vincerà il premio di gioco più anticipato dell'anno? Non ho giocato Wukongolo, mi puoi dire perché è il tuo GOTY? Bah, perché è un action fantastico. C'è sempre... innanzitutto devo piacere gli hack and slash... ma è una sfida continua, non è un Souls-like, già questo per me è un grandissimo punto a favore, c'ha una grafica e un'art direction pazzesca, ma il gameplay è proprio quel bilanciamento perfetto tra è impossibile e il se ci provi ci riesci. Devi andarci col giusto mindset, il mindset dell'1%, e ti fai, che ne so, 20 try contro un boss, ma ogni volta che la fai senti che qualcosina in più l'hai guadagnata, qualcosina in più scatta, però non sottostai alle logiche dei Souls-like, che a me non mi sono mai piaciuti, ma il combattimento è molto più dinamico, molto più quasi uno stylish action. Il che mi fa godere tantissimo. E a livello di... ma poi ci sono anche delle cose proprio a livello di direction pazzesche, come gli intermezzi. La storia è criptica, ma là c'è un problema del fatto che dovresti conoscere te, Journey to the West, e avere una base per capire cosa succede tra i vari personaggi, tra le varie interazioni, eccetera, eccetera. Quello l'ho accusato come un deficit, però non c'è quel tipo di oscurità narrativa, quell'ossessione della lore che si ritrova nei Souls-like. Qui è tutto molto più esplicitato, però quello che viene esplicitato non è che si comprenda benissimo, perché appunto uno dovrebbe avere le basi, aver studiato prima. Io purtroppo di mitologia... cinese non conosco assolutamente nulla, e quindi le cutscene le ho trovate molto affascinanti, la storia l'ho trovata affascinante ma impenetrabile. Però ragazzi, character design, monster design, combat design, cioè per me è proprio una cosa fantastica. Mi ricordo proprio dei boss e la sensazione che mi ha dato sconfiggerli, e per me è tutto. Questo è tutto. Stesso discorso Astrobot, è un gioco che c'ha, cioè, è veramente il gioco più Nintendo dell'anno, che però non l'ha fatto Nintendo. È un gioco che si distingue da una produzione Nintendo solo in un aspetto, che non innova assolutamente nulla. Mentre un Wonder magari è più imperfetto, però c'ha delle trovate geniali che dici, cazzarola, sta cosa non l'ho mai vista prima, sta cosa... è proprio Nintendo al 100%. Astrobot, qualsiasi cosa vedi, se ti fermi un attimo, ci ragioni, la ricollochi o su una produzione Nintendo o su un platform degli ultimi 10 anni. Non è una critica, è un dato di fatto, e soprattutto è un complimento essere riusciti a creare un qualcosa di così ben amalgamato, che funziona così bene, che ha il suo ritmo di gameplay, che è assolutamente diverso da quello di un Super Mario, ha proprio una fisicità diversa, una pesantezza diversa, che se proprio la vogliamo avvicinare a un Mario 3D, ricorda per più di un motivo Sunshine,
però è molto più raffinato, molto più polished come gioco. E niente, però gli manca secondo me quel guizzo creativo, quella scintilla che ti può far dire questo è la nuova frontiera del platform. Quello che provi giocando ad Astrobot è questo è il motivo per cui amo i platform. Ecco, questa secondo me è la differenza. Mentre, che ne so, quando uscirà il nuovo Mario in 3D, io mi aspetto di provare una sensazione di novità assoluta. Un fantastico manuale del platform. Esatto. Cioè, ma magari ce ne fossero così uno ogni 2 anni, guarda, sarebbe già perfetto. Per quanto mi riguarda, tra i GOTY ci avrei messo pure un Animal Well, ci avrei messo pure un Prince of Persia, ma lì perché sono proprio malato di Metroidvania, o anzi, Metroidvanias. E ci sta che Nintendo non abbia avuto la sua rappresentanza. Trovo, però qui è più un problema mio, voglio sapere la vostra, anche chi commenterà su YouTube, trovo molto 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 stucchevole la presenza di Shadow of the Erdtree, però è pure vero che stiamo parlando di una delle produzioni più importanti dell'ultimo decennio, di un concetto di game design che vuoi o non vuoi ha condizionato l'industria in un modo... pervasivo proprio, cioè il design dei Souls-like è diventato una delle cose più importanti dell'industria ed è soprattutto un qualcosa che si innerva e si ramifica in tutto. Miyazaki ha veramente infettato tutta l'industria e Elden Ring è la celebrazione massima di quest'idea di design, quindi ci sta che anche il DLC abbia avuto questo impatto assurdo, però il riscrivere le regole per il DLC, non lo so, forse quello è un po' troppo. Allarmo per me, andrò a inserire una categoria GOTY. Io l'avrei messo nel DOTY, Dormy of the Year, però vabbè. Io vorrei di nuovo gli action di difficoltà media senza meccaniche punitive, corpse run, eccetera, eccetera. Stellar Blade, penso possa fare al caso tuo, penso possa fare quasi al caso tuo. Wukong, anche se è molto impegnativo. Secondo me quel tipo di action sta tornando, quell'action slegato dalle dinamiche, dalla pesantezza dei Souls-like. Secondo me sta tornando. Non vedo l'ora che Capcom tiri fuori un altro DMC. Mi dispiace un po' per Echoes, però ci sta, ci sta. Guarda, cioè, parliamoci chiaramente. Grandissimo gioco, divertentissimo. Però un gioco che può avere risonanza solo all'interno del pubblico Nintendo e forse solo all'interno di una cerchia ancora più ristretta, ovvero dei fan della serie di The Legend of Zelda. Fret21, parlaci di questo nick. Benvenuto. Non ti è piaciuto nemmeno Bloodborne, sempre se l'hai giocato? Non l'ho giocato, l'ho solo intravisto, mi sembra estremamente affascinante. Vorrei pure provare Sekiro, in realtà. Io ho giocato soltanto Demon's Souls, Elden Ring, un po' di Lies of P e poco altro proprio. Ti serve altro Platinum Games? Sì, però Platinum Games senza il buon Camilla, non lo so, non lo so. Per me già Bayonetta 3 non ha funzionato. Minchia, Bayonetta 3 è veramente un pastrocchio, ragazzi. No, Elden Ring non l'ho finito, ma conto di riprenderlo prima o poi, giuro. Lo facciamo tutto in live, ragazzi. Io e un altro spettatore, l'altro spettatore coraggioso che rimane fino alla fine.
Director di Astral Chain. Pure Astral Chain c'ha i suoi problemini, eh? Però gran gioco, gran gioco. Quindi chiudiamola qua, ragazzi. Voglio che adesso tutti quanti gli spettatori scrivino in chat, secondo loro, chi vincerà questo GOTY 2024 dei Game Awards. Così poi chi vi vedrà su YouTube commenterà la vostra uscita. Insomma, sto DLC di Elden Ring lo vince o non lo vince il GOTY? Cilo 777, triplo 7 su ogni cosa, benvenuto tra i poracci. Vabbè, come fai a nominare Dragon Quest 3 HD 2D? Tra l'altro penso che siano presi in esame soltanto i giochi usciti fino a un certo punto di novembre. No, penso in realtà che sì, vabbè, Camilla di sicuro è una persona intrattabile e avrà creato delle problematiche assurde su Bayonetta 3, ma in realtà là penso ci siano stati proprio degli screzi interni tra Nintendo, Platinum, tra il publisher, anche il team creativo, non so. Comunque è un gioco che si vede chiaramente ha sofferto di problemi di sviluppo giganteschi. Bene, 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 ragazzi. Io direi che ci siamo. Adesso io esporto questo video e poi non so se renderlo contenuto. Ma sì, dai, facciamoci un contenuto YouTube, vediamo quello che esce fuori. Lo chiameremo ovviamente Scandalo dei Game Awards, vergogna! E vediamo che ne esce fuori. E niente, vi ringrazio per la compagnia. Vi ricordo che domani sarà il mio compleanno. Fatemi gli auguri, mi raccomando. E niente, facciamo un raid al volo. Ora vi trovo qualcuno da raidare. Scandola! Assolutamente. Mi dispiace non aver giocato Origins, quello sì. Vabbè, sto cercando qualcuno da raidare. Se vuoi darmi qualche nome, ma che non leggerò i consigli di Mr. Crooks. Sappiatelo. C'è schiacci sempre online, no? Andiamo a lui, ci sta. Ok, ragazzi. Lineare, siamo riusciti a fare tutto quanto. Io adesso porto polpetta, poi creo contenuti per il canale.
Ci vediamo domani in un modo o nell'altro. Mi raccomando, fate bravi. Se avete il Prime libero, abbonatevi. Ma mi sembra che ormai i fedelissimi ci stanno tutti quanti. Supportatemi, supportatemi. Un saluto anche ai ragazzi che ci seguono, anzi ai poracci che ci seguono anche su YouTube. Seguitemi su Instagram, perché a questo punto vi darò là gli annunci importantissimi. Ci vediamo. Ciao a tutti ragazzi, buon ride. Ciao.